Sulla destra Roger Federer al servizio, sulla sinistra Richard Gasquet che è avanti 3-2 nel secondo set. Federer ha vinto il primo con uno slancio di 3 game prolungati a 4 per ottenere con il break il primo game del secondo set, però è stato bravo Gasquet a reagire e a salvare anche in ultimo 3 palle break. Mm. 30-0. Cioè, addirittura sale la percentuale di prime di Federer, 79%. È stato anche 80, più o meno è lì. Ah, si è arrivato 80? Sì, sì. Non me ne sono accorto. Ecco, di nuovo 80. Vabbè. Non si gioca. Tre pari. Gasquet ha impiegato un'eternità a fare il suo gioco di battuta. Correndo come un matto. In un minuto e sei secondi si trova di nuovo a servire. Molto bene questa risposta. 0-15. Di nuovo i piedi in un'altra salita, Gasquet. Quindici pari. Questo è un raro errore di rovescio. Si lamenta della riga, mi pare, Gasquet. Forse c'è rimbalzata sopra e ha avuto un effetto che lo ha sorpreso. Cioè, può essere che le righe verniciate siano più lucide, più lisce del campo e quindi facciano prendere più velocità la palla. Di lontano dal campo Gasquet e di nuovo 15-40 come nel game di servizio precedente. Potrebbe anche cominciare ad accusare la fatica delle tre partite, certo, del torneo. Gasquet, 2 ore e mezzo, 2 ore e 40, fra l'altro con un clima pesante dal punto di vista atmosferico, molta umidità. Che bravo Gasquet, oh. Perché in questo scambio si è visto come Federer volesse essere preciso, non sbagliare, costruirsi lo scambio. Quindi non ha avuto fretta, però ha dovuto subire l'accelerazione di Gasquet. Messo sto dritto. Tutto per salvare una palla break, dovendone salvare un'altra adesso. Molla la racchetta Gasquet. Fortunato cinico, Federer. Cinico e fortunato Federer che
lo vorrebbe costringere a una nuova corsa all'indietro, ma cerca in qualche modo di salvarsi Gasquet senza successo, e quindi arriva un secondo break per lo svizzero in questo secondo parziale. Vediamo se questa volta sarà in grado di portarlo in fondo, anche perché il set è molto avviato, 4-3 per Federer. Beh, è stato fortunato Federer, però è anche vero che il secondo game di Gasquet, dove si trova in grande difficoltà, e quindi insomma può succedere. Ah, guarda lo sguardo, gli occhi che puntano alla palla e che la maledicono, no? E basta. Che iella. Gli viene il mezzo sorriso qua a Federer, perché ha capito come va a finire. Fa fatica a trattenersi, mi sa.